La schiavitù delle dipendenze è un'iniziativa organizzata dalla Lega Nord Arettina. Di cosa si tratta e perché questa iniziativa? Vogliamo dare un segnale a quella che è naturalmente la nostra città, un po' uno stimolo ai giovani a non entrare nel giro delle dipendenze sia della droga che dell'alcol e soprattutto un messaggio anche a chi purtroppo si trova dentro questo tunnel ad uscirne, perché chiaramente la vita fuori è forse molto, molto più bella. L'iniziativa si svolgerà venerdì 6 settembre alle ore 17 presso la Sala Montetini. Abbiamo tre ospiti che sono Daniele Prucker, naturalmente che lui è un chimico tossicologo, quindi parlerà degli aspetti scientifici naturalmente e l'influenza che dà nella nostra psiche, nel nostro corpo. Poi ci sarà l'intervento naturalmente di Annalisa Colzi, che è una scrittrice e anche opinionista. Tra l'altro lei parlerà di quelli che sono i messaggi subliminali naturalmente che vengono inviati tramite i social, tramite tutti i mezzi di comunicazione verso naturalmente i giovani e non solo. E poi ci sarà naturalmente l'intervento di Federica Picchi Roncali, che è fondatrice della Dominus Production, la quale presenterà il libro naturalmente che è questo, sono fotogrammi stupefacenti naturalmente di Sandomat, e più ci sarà anche l'anteprima del film Una canzone per mio padre, che è la storia vera di un cantante americano. Mentre prima la droga interessava più che altro persone cosiddette grandi perché disponevano di soldi, oggi invece sia l'alcol che la droga interessa persone molto molto giovani, e lo strano è che il fenomeno sta interessando particolarmente la donna e le femmine. Ragazzine di 13-14 anni già hanno un abuso non indifferente e affrontano l'alcol con una superficialità. Nel mio reparto, dove presto servizio, quello di neurologia, il lunedì mattina è un momento particolarissimo, proprio perché noi assistiamo a giovani che hanno perso la loro identità, proprio in preda a situazioni che sono terribili, sconvolgenti. Quindi non si finirà mai di parlare di droga e di alcolismo, perché veramente è una piaga che noi dobbiamo in qualche modo emarginare.